嗯。 Buonasera, oggi vorrei darvi qualche spunto eh, su un tema che è stato spesso tralasciato e fatto passare come secondario all'attenzione dell'opinione pubblica, le privatizzazioni. Vorrei partire dal, dall'etimo di questa parola, la privatizzazione deriva da privare, ovvero togliere qualcosa. Togliere qualcosa a chi? A noi, essenzialmente, a noi cittadini. Quindi le privatizzazioni è... Uno spostamento di ricchezza reale, cioè di, di economia vera, di economia pura, a, dallo Stato, dai cittadini, ad altre entità, altre età private, che chiaramente eh, rispondono a delle logiche diverse da quelle sociali, da quelle pubbliche, inserite nel dettame costituzionale. Eh, L'Italia, eh, negli anni 90 in particolar modo dal 92 al 2000, iniziando con i governi tecnici, poi proseguendo con i, i governi Prodi, eh, in parte Berlusconi nel 94, e il governo D'Alema, ha avviato eh, e sostenuto un processo di privatizzazioni colossale. Colossale perché riguardava eh, lo smembramento e la vendita dell'Iri. Liri eh, era l'Istituto di ricostruzione industriale, eh, nato nel 1933, eh, ha sopravvissuto all'epoca fascista, ripreso poi eh, nel dopoguerra e ampliato eh, dai dal, politici della democrazia cristiana, socialisti, ed è stata l'ossatura vera e propria del miracolo economico italiano che ha permesso all'economia italiana e con essa alle famiglie e ai cittadini eh, di passare dalle macerie di un'Italia distrutta eh, e semi-analfabeta a, un, a uno dei paesi più ricchi del mondo con un alto tasso di, di benessere e anche un altro tasso come dimostrano degli indici economici eh, appositi anche un altro tasso di, redistri di redistribuzione di questa ricchezza fra tutti i cittadini. Basti pensare che l'Iri, liri era un colosso, liri, a l'Iri era dovuto il 15% del PIL italiano, una cifra veramente considerevole. L'Iri poteva contare 500.000 occupati. L'Iri era la più grande azienda del mondo fuori dagli Stati Uniti d'America, per cui Liri era veramente un colosso. Questo colosso è stato poi smembrato, pensiamo a Liri, a Liri era una holding che controllava diverse fino a mille società miste, pubbliche e private, quindi era il polmone, era il cuore, il polmone di quell'economia mista che nel dopoguerra ha permesso all'Italia di, di essere un'alternativa veramente valida sia al capitalismo di matrice statunitense che al, al socialismo reale applicato nell'Unione Sovietica e si è rivelato vincente. È rivelato vincente. Poi, in, i, con, con la fine degli anni Ottanta, viene messo in discussione questo sistema economico che c'era addirittura stato copiato da diversi paesi, guardo ad esempio i paesi del nord Europa, scandinavi, e noi abbiamo deciso di cambiare rotta, abbiamo intrapreso la via liberista mh, che arrivava da, dall'America di Reagan essenzialmente e dalla Gran Bretagna di Margaret Thatcher, abbiamo deciso di smembrare l'IRI, di venderla e di privatizzare. Le privatizzazioni... Eh, come sono state vendute alle persone? Essenzialmente con la scusa del debito pubblico. L'Italia ha un alto debito pubblico, l'Italia ha un altissimo debito pubblico insostenibile, dovranno pagarlo le future generazioni per cui dobbiamo vendere i gioielli di casa e fare cassa e con questi soldi dobbiamo andare ad abbattere il debito pubblico per avere delle finanze sostenibili nel medio e nel lungo periodo. Il risultato: il debito pubblico non è stato scalfito e abbiamo perso eh, il 15% del PIL di economia reale, con tutto ciò che ne comporta benessere, occupazione, eh, welfare che deriva dall'occupazione. Per cui eh, col senno di poi è stata una scelta scellerata, eh, scelta scellerata. Eh, è dannosa ovviamente per il 99% dei cittadini, mentre l'1% dei cittadini, spesso esteri, perché eh, le privatizzazioni italiane non hanno avuto acquirenti solo all'interno dei nostri confini nazionali, ma spesso anche dall'estero, si sono arricchiti in maniera abnorme. Quindi eh, il debito pubblico è stato adoperato come scusa. E, anche, anche, e non solo negli anni 90, ma anche adesso se, se guardate un TG o un talk show politico potete vedere la stessa dinamica, e le letterine della, della Commissione Europea che manda al governo italiano spinge sempre nel senso della privatizzazione per abbattere il debito pubblico, tagli per abbattere il debito pubblico. Quindi questa è una costante che non si è fermata, per cui dobbiamo stare sempre bene vigili e attenti a quello che ci viene detto. Eh, vorrei spiegarvi un attimo cos'è il debito pubblico, perché è un nodo veramente cruciale questo. Il debito pubblico è la differenza di quanto lo Stato ha speso meno di quanto lo Stato ha tassato nei, no, nei confronti dei cittadini cumulato negli anni. Quindi, è una sommatoria anno per anno di quanto lo Stato, lo stato ha speso più di quanto esso ha intascato. Se la mettiamo così possiamo già capire che eh, se lo Stato spende di più di quanto in tasca, questi soldi da qualche parte vanno a finire. Dove vanno a finire? Vanno a finire nel circuito privato dell'economia, ovvero cittadini e imprese. Per cui avere un debito pubblico elevato non è di per sé un male. Anzi, anzi se lo guardiamo con questi occhi, il debito pubblico è paradossalmente la ricchezza dei cittadini. Purtroppo è controintuitivo, altrimenti non saremmo giunti in questa crisi drammatica, in questa situazione, ma le cose stanno in questo modo. Non a caso, i paesi che hanno il debito pubblico più basso al mondo quali sono? Sono i paesi più poveri del mondo, sono i paesi eh, come il Bangladesh, sono i paesi del Centro Africa, i paesi da dove scappano per venire da noi. Quindi bisogna riconsiderare un attimo la funzione del debito pubblico. Il debito pubblico eh, non è un problema. Il debito pubblico quando diventa un problema? Il debito pubblico diventa un problema quando non è denominato nella valuta sovrana del paese. Ad esempio, il Giappone ha il 250% di debito pubblico sul PIL, problemi zero: praticamente piena occupazione, eh, welfare molto pesante, cioè hanno un welfare ottimo un'economia comunque fra le, la, la terza a livello mondiale, e i titoli di Stato giapponesi rendono addirittura ultimamente negativi, per cui non è un problema per loro. Perché? Perché loro hanno la sovranità monetaria che permette loro di, di l'ability to pay, ovvero di essere, di essere sempre in grado di pagare eh, i propri titoli di Stato. Invece il debito pubblico diventa un problema quando e qualora non è eh, denominato nella, moneta, eh, nella propria moneta sovrana, cioè quando lo Stato non ha più il monopolio della propria valuta, ed è il caso dei paesi dell'Eurozona, per cui diventano ricattabili. E' questo è il concetto fondamentale che un paese con la propria moneta non è ricattabile. Invece un paese che adopera una moneta... Eh, altrui noi in questo caso adoperiamo l'euro che non è emesso dalla banca d'italia ma è emesso da un ente terzo eh, è un problema in quanto deve sottostare a certe regole per poter finanziarsi deve avere la fiducia dei mercati fiducia dei mercati significa che lo, la democrazia viene svuotata in quanto il governo deve fare quello che vogliono i mercati per avere la fiducia dei mercati quindi deve Fare i provvedimenti che i mercati vogliono, che ritengono opportuni e state pur certi che i provvedimenti che i mercati ritengono opportuni non sono quelli che vanno nel, nella funzione dell'interesse collettivo, ma anzi un interesse piuttosto eh, privatistico, ovviamente. E i mercati non, so, non è un concetto fumoso, ma sono una decina di grosse banche e di hedge fund miliardari. Per cui il debito pubblico spesso viene adoperato eh, come, come ricatto. Per abbassare il debito pubblico devi fare questo, questo e questo. Fra questi solitamente sì, ci sono anche le privatizzazioni e ci sono i tagli alla spesa pubblica, che vanno sempre di pari passo queste cose. Cioè, pensiamo al cambio di paradigma. Nel dopoguerra il politico bravo era quello che... Quello che investiva bene i soldi pubblici, quello che, deciva, quello che decideva come investire, come far crescere un territorio. Ora invece il politico bravo passa, passa come quello che fa più tagli, quello che fa meglio i tagli. Cioè già qua abbiamo un paradigma cioè, che capovolge completamente il senso della democrazia, addirittura della, della nostra Costituzione, che la nostra Costituzione è piuttosto chiara mh, nel mantenere. Eh, al centro l'interesse pubblico, l'interesse della comunità, l'interesse sociale rispetto agli interessi privatistici. Quindi noi con le privatizzazioni dovute appunto alla scusa e alle pressioni dei mercati con la scusa del debito pubblico, che è da dire è schizzato nel. Nel 1981, anche qua devo aprire, purtroppo sono concetti che si vanno a intersecare fra di loro e piuttosto complicati, per cui devo aprire un'ulteriore un parentesi. Spero di non perdermi. Il debito pubblico italiano è schizzato in una data ben precisa. Se andate a vedervi i grafici del suo andamento, nel 1981, a causa del divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia. Questo ha sancito di fatto la privatizzazione del debito pubblico, in quanto eh, prima di questo divorzio, nel, prima del 1981, eh, i titoli di Stato eh, residuali, cioè quelli che non venivano acquistati nelle aste, venivano comparati dalla Banca d'Italia. Quindi la Banca d'Italia monetizzava il debito e di fatto calmierava i tassi di interesse e di fatto li decideva lei, li gestiva lei. Dopo l'81 Uh, col divorzio tesoro Banca d'Italia, anche qua è da farci caso che fu firmato con un carteggio fra l'allora uh, ministro Beniamino Andreatta e il uh, governatore della Banca d'Italia Ciampi, quindi, uh, quindi esule dal discorso e dalla dialettica parlamentare. Uh, quindi la Banca d'Italia non, inter non interveniva più a al calmerare i tassi di interesse e i tassi di interesse sono esplosi verso l'alto. Con questo le banche d'affari hanno fatto miliardi e miliardi e miliardi di, di lire di, di, interesse da di reddito d'interesse e per questo in dieci anni ha raddoppiato il debito pubblico. Quindi non per le spese pazze, per gli sprechi, non c'entrano assolutamente niente con l'aumento, eh, il raddoppio del debito pubblico dall'80 al 90, ma eh, fu dovuto a questo aspetto tecnico. Ed è, ed è dietro questi aspetti tecnici che spesso si nascondono gli aspetti concettuali più importanti, ovvero quello di demonizzare il debito pubblico a causa della demonizzazione del debito pubblico. Eh, richiedere sempre più tagli, 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 e arriviamo alla situazione attuale dove ci, ci troviamo che oltre al, al colosso di cui facevo riferimento prima l'Iri, che comprendeva gran parte dell'industria italiana, ci troviamo ad avere anche l'attacco eh, sulla privatizzazione o liberalizzazione, che di fatto vuol dire la stessa cosa dei servizi pubblici locali come l'acqua, come i rifiuti ed è esper esperienza comune di quanto pesi sul bilancio familiare ora una, una bolletta del, dell'acqua e quanto pesasse 15 anni fa eh, mi sono preso una semplice bolletta dal cassetto di casa nel, nel 97 eh, riportandola ai, ai valori attuali una bolletta annuale, una famiglia di quattro persone, costava 60 euro, ora siamo arrivati a 250 euro e questa è la, questa è la scelta di privatizzare un servizio. Privat eh, nel caso dell'acqua è stata una privatizzazione in parte, in quanto comunque at ancora attualmente il gestore è composto da, da soci pubblici, però la gestione è privatistica perché la legge Galli, emanata nel 94, e torniamo sempre a quegli anni che furono veramente cruciali per la storia d'Italia, 92, 93, 94, eh, la legge Galli mh, ha come principio fondamentale che eh, il, servizio deve essere, il servizio idrico deve essere sostenuto dalle tariffe. Prima non era così. Se andate a parlare con un sindaco di 20, di 30 anni fa, come funzionava il servizio idrico gestito dal comune? Se andava in rosso, ed era probabile che andasse in rosso, eh, veniva semplicemente coperto dai, da, dai trasferimenti eh, dallo Stato. Quindi, di fatto, lo Stato eh, si prendeva cura di questo servizio, cioè lo Stato forniva questo servizio al cittadino. E così per i rifiuti. Ovvero, lo Stato. Uh, dava adempimento alla sua essenza, dava adempimento al suo compito di tutelare il benessere dei cittadini. Invece adesso lo Stato è sempre più ormai solo un puro esattore di tasse e i servizi il cittadino deve pagarseli da soli. Ad esempio, anche sempre nel 92 perché sono anni cruciali quelli nel 90, fino al 92, la, la, il servizio sanitario. Era pubblico e gratuito per tutti. Nel 92 sono stati introdotti i ticket e l'USL, da unità, unità sanitaria locale, è diventata ASL, azienda sanitaria locale, azienda è tutt'altro a livello già concettuale rispetto a USL. Quindi un'azienda deve avere un manager, deve avere i conti a posto, deve fare i tagli, cioè, sono, sono dei discorsi proprio di di ottica economica diversa, cioè dove uno lo Stato fornisce dei servizi ai cittadini e, e li garantisce, invece nell'altro caso lo Stato si, le, si leva e il cittadino deve provvedere da sé eh, sperando di riuscire a pagare i servizi. Quindi eh, questi anni 90 sono stati veramente cruciali ed è partito tutto da cosa? Da Tangentopoli. Tangentopoli è stato un grandissimo polverone che per due anni eh, due anni le televisioni sono state bombardate dai ladri, eh, dagli avvisi di garanzia, a Pinco e a Pallino, eh, da craxi che gli tiravano le monetine quando usciva dal, dalla sede del partito. e In quegli anni lì abbiamo visto una classe politica eh, di fatto cancellata e eh, che comunque era una classe politica chiaramente non perfetta, altro che tutt'altro, eh, però eh, metteva un freno, un grosso freno a questo processo di privatizzazioni che arrivava dall'estero. Invece eh, eh, spazzata via questa classe politica con eh, anche l'ausilio di Tangentopoli, eh, la, le privatizzazioni in Italia non hanno più avuto freni. Non hanno più avuto freni fino appunto a... A, 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 a registrare questo record europeo di privatizzazioni, privatizzando un colosso come, come l'IRI. Eh, per cui anche adesso il leve motive è sempre quello, eh, a causa del debito pubblico, eh, tagli, di bilancio, tagli di bilancio al servizio, quindi il, la qualità del servizio peggiora. Eh, se la, quando la qualità del servizio è peggiorata si propone all'utente la privatizzazione che sarà lui stesso addirittura a pretenderla a un certo punto possiamo vederlo anche questo nella sanità eh, cioè in, in tutti i campi eh, per cui eh, anche adesso con il, il TIP con questo trattato di libero scambio fra Unione Europea e e Stati Uniti d'America verrà sempre di più enfatizzato questo discorso delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni di qualsiasi servizio pubblico. Non a caso anche in questi giorni sia in Regione che eh, in Parlamento stanno cercando di spingere eh, per un ulteriore processo di privatizzazione del servizio idrico quindi accentrando, chiudendo Carne e acqua, ad esempio, centrandoli in un gestore unico regionale che poi sarà scalabile nel SPA e quindi sarà poi anche scalabile da soggetti privati fino a creare le, delle, um, con ERA o con A2A, quindi delle, muni, delle iper muni, municipalizzate quotate in borsa che poi a loro volta potranno benissimo essere scalate da altre multinazionali del settore e così via, e, e non si sa come potrà andare a finire un discorso del genere, sicuramente non bene per, per, noi, per noi utenti, che da utenti diventeremo clienti e questo già dovrebbe farci venire peli, i peli dritti. E, e questo, questa mh, privatizzazione di tutti i servizi pubblici eh, una, in termine tecnico si chiama la captive demand ovvero eh, fornisce ai, alle grandi multinazionali un, un reddito certo indipendentemente dal mercato in quanto oh, tutti dobbiamo andare mh, tutti abbiamo bisogno del servizio dei rifiuti tutti abbiamo bisogno del servizio idrico per cui per loro sono dei, degli utili matematici certi indipendentemente dalla domanda e dall'offerta quindi quindi praticamente siamo delle pecore da tosare in poche parole se continuiamo con questa onda e con questa onda neoliberista che ci impone le privatizzazioni di tutti i servizi le, le, privati, le privatizzazioni ce l'hanno anche vendute come come la la favoletta secondo la quale privatizzando si, si aumenta la concorrenza, aumentando la concorrenza si migliora il servizio e si calano le tariffe. Invece possi possiamo, ognuno nel nostro piccolo può vedere decine di esempi che non è così, non è così. Purtroppo eh, in una magari iniziale concorrenza cosa succede? Il, il grande mangia il piccolo e si creano degli oligopoli privati di fatto. Quindi si passa da un monopolio pubblico a degli oligopoli o monopoli addirittura privati, pensiamo ad esempio alle autostrade per citarne uno. E quindi, quindi quando sentite parlare di, di efficienza, di razionalizzazione, sono sempre dei concetti che vengono portati ad uso e consumo per proporre le, le privatizzazioni. Privatizzazioni, come dicevo all'inizio, significa privare, quindi, ci, quindi prima di Farci privare qualcosa noi cittadini pensiamoci e eh, cerchiamo di, di analizzare le situazioni in maniera, in maniera più opportuna, in maniera più approfondita, perché le privatizzazioni eh, significa spostare asset reali, significa spostare il bene reale, il bene comune del cittadino in poche mani e queste poche mani state pur certi che non faranno i nostri interessi. Spero anche oggi di avervi dato qualche spunto e approfondite da soli le questioni che ci sono tutti gli strumenti per farlo saluti